un minuto di introduzione per dire che l'unico vantaggio che io ho rispetto a voi è che sono circa 40 anni che mi occupo di queste cose, prima come studio e poi come lavoro, per cui ho una quotidiana frequentazione di queste tematiche che per diletto poi approfondisco anche in maniera un po' più rilevante rispetto alle necessità della professione. Per cui non sono in grado di tenere conferenze di tipo generalista su questo argomento, penso, poi magari mi sono approvato, potrei anche riuscirci. Sono quindi più portato anche per quella che è la consuetudine professionale a dare delle risposte particolari. Mi piacerebbe che emergessero quesiti che facessero riferimento alle nozioni base che apprendiamo quotidianamente dai giornali, dai telegiornali, dal bombardamento che soprattutto in questi ultimi mesi si è fatto il più tormentante, in modo da poter chiarire dubbi, approfondire significati lessicali, provare a chiarire quelle che possono essere le relazioni fra le varie variabili della finanza e dell'economia, in modo da acquisire qualche elemento chiarificatore migliore per interpretare i fenomeni a cui stiamo assistendo e che sono di una rilevanza estrema. Ancorché fino a qualche mese fa il governo precedente garantisse che problemi non ce n'erano. In realtà stiamo precipitando in una crisi di tipo epocale di cui non si vede ancora il canale di uscita, la exit strategy, ma che sicuramente segnerà come uno spartiacque fondamentale l'epoca in cui stiamo vivendo. E con questo ho finito l'introduzione, quindi possiamo dedicarci a amabilmente ragionare su ciò che ci ha colpito di più nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ciò che ci ha incuriosito di più, ciò che ci può permettere di meglio chiarire appunto la realtà che dobbiamo affrontare tutti i giorni, per ora prevalentemente di riflesso, ma non è escluso che presto lo si debba fare con più immediata personale, con più immediato personale coinvolgimento. Per questo mi piacerebbe, anche se sarà possibile, provare a tradurre alcune problematiche, alcune definizioni, alcuni concetti, tradurli nella realtà quotidiana di ciascuno di noi, perché forse così diventano più comprensibili. Allora, normalmente nel resto del mondo a ogni banca centrale corrisponde una moneta. Noi abbiamo una banca centrale europea uno si aspetta, abbiamo l'euro, quindi non ce ne facciamo più niente nella Banca d'Italia. Come mai ci abbiamo ancora la Banca d'Italia? Intanto però, così come piccola divagazione, è preciso che in realtà c'è una banca centrale che serve
tanti tanti paesi, non uno solo, ed è la Federal Reserve, perché siamo ancora, il mondo, il pianeta è ancora nell'ambito globale valutario del dollaro a tutt'oggi, e questo poi potrebbe aprire successivamente dei discorsi del perché forse l'euro non sia tanto piaciuto proprio come impatto di simpatia agli americani. Cioè, quindi c'è una banca centrale che serve il pianeta ed è la Federal Reserve. Poi abbiamo con l'entrata sulla scena del processo di costruzione europea dell'euro, la comunità dell'Unione Europea a 27 si è divisa in due. 17 paesi dell'Unione Monetaria hanno aderito, non tutti nello stesso momento, alcuni sono arrivati dopo, all'euro. A quel punto, si è dovuto architettare tutta una struttura che sovrintendesse alle problematiche monetarie che normalmente erano affidate alle banche centrali di ogni paese. Una sola moneta non poteva non prevedere una banca centrale comune che è la BCE. Però non è che le banche nazionali sono scomparse, perché le banche nazionali sono le socie in proporzione al PIL di ogni paese, in proporzione alla popolazione di ogni paese, sono socie della Banca Centrale Europea, che quindi è una sorta di super banca centrale, no? Formata da tutte le banche nazionali. Banche nazionali che hanno delegato alla BCE quelle che erano le molte, non tutte, per esempio la vigilanza bancaria è rimasta alle banche centrali nazionali, l'emissione della moneta, il controllo dei tassi di interesse principalmente, e di conseguenza il rispetto di standard inflazionistici compatibili con l'equilibrata crescita di tutte le economie, sono infatti delegate alla BCE, che in questa nuova architettura ovviamente ha un ruolo estremamente preminente, ma che non esclude anche sul piano operativo le banche nazionali. Per esempio, non è la BCE che materialmente emette le banconote, no? In euro, ma sono le singole banche nazionali, sia anche le monete. Cioè, in Italia è rimasta la zecca, è rimasta la Banca d'Italia, la funzione di stampare, solo in un ambito di coordinamento generale, per cui sono subappaltini, no? Che ogni banca ha nazionale per espletare alcuni compiti essenziali per il funzionamento monetario di un'economia.